Benvenuti alla seconda Firenze Music Festival. Possiamo vantarci di essere i più bravi d'Italia a fare questa roba. Allora, prima di cominciare le prove di carico, innanzitutto voglio ringraziare tutti gli studenti che hanno partecipato, perché questa è una festa, ma è anche una lezione estremamente importante, perché anche l'anno scorso abbiamo capito tante cose giocando con questi punti, ma è una festa dove io sono semplicemente l'organizzatore. Senza gli studenti e senza il loro lavoro questa festa non ci sarebbe. Quindi innanzitutto grazie a tutti quanti per questo. I ringraziamenti di solito si fanno alla fine, ma ovviamente come sapete ognuno di noi ha mille impegni, io stanotte non ho dormito, guardate che faccio ciò. E quindi voglio dare per qualche minuto la parola a un rappresentante della comunità Emmanuel, perché come penso tutti sapete, perché l'abbiamo ampiamente pubblicizzato su Facebook, sia su Spaghetti Brigida che su Zavarise che su Alcune Gonda, l'abbiamo pubblicizzato sul sito www.spaghettibrigida.it, quest'anno abbiamo accoppiato le nostre prove di resistenza con un'iniziativa benefica. Magari qualcuno dirà è poca cosa, però io penso che sia un segnale importante del fatto che noi come comunità accademica e come università comunque siamo collegati al territorio, abbiamo un pelo di attenzione per tante cose, perché come dico sempre, fare università non vuol dire semplicemente fare esami, ma vuol dire crescere tutti insieme e aiutare la società a crescere. Allora, in quest'ottica, quest'anno ho proposto alla Granoro, nostro sponsor, non solo in pasta ma anche in denaro per i vostri premi, ho proposto alla Granoro una cosa così abbastanza simpatica, ovvero di donare un chilo di pasta per ogni chilo di resistenza dei nostri ponti. Per cui se mettiamo insieme in totale 400 kg di resistenza, verranno donati 400 kg di pasta. Le istituzioni deputate a ricevere questo piccolo, se vogliamo, omaggio, però è un gesto importante, direi, sono state selezionate una dalla nostra università e l'altra è stata selezionata direttamente dal Granoro. La comunità che ha selezionato la Granoro è la comunità Un Mondo di Bene, che opera nello Sri Lanka. Vi leggerò un comunicato, purtroppo sono impegnati a Roma oggi. Mentre per quanto riguarda la comunità Emmanuel, abbiamo qui un nostro rappresentante al quale darei la parola. Tecnici audio hanno un microfono da darci? Ah, perfetto. Benissimo. Ok, prego. Buongiorno a tutti, sono Emanuele De Donatis della comunità Emmanuel. Volevo ringraziare prima di tutto il professor Zavarise e la facoltà di ingegneria che ci ha concesso di partecipare a questa, di beneficiare di questa nostra iniziativa. Questa iniziativa che andrà a favore di un servizio della comunità Emmanuel che si chiama Emporio della Solidarietà, che non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare, ma è un supermercato che ha aperto a Natale dell'anno scorso, ed è un supermercato dove la gente che ha problemi e viene travolta da nuove povertà, non ne parliamo, ma comunque che ha difficoltà, può avere diritto a fare la spesa gratuitamente per 3 mesi, secondo appunto tutto un criterio di valutazione delle loro condizioni. Io vi ho portato e vi lascerò un bilancio sociale della nostra attività per
vedere più o meno come funziona il servizio, e noi siamo molto grati all'università, al professore, anche a questa possibilità che abbiamo ricevuto, perché volevo soltanto informarvi che dal 31 dicembre di quest'anno molti degli aiuti che noi ricevevamo dalla comunità europea, che ci consentiva anche di provvedere, no, con derrate alimentari gratuite da distribuire, purtroppo si sono praticamente, completamente annullate, perché stanno riformando il modo con cui interverrà la comunità europea, e di fatto il 70% di quello che arrivava a questi impori della solidarietà, che sono presenti sul territorio italiano, non soltanto da noi, non c'è più. E quindi a noi un'iniziativa come questa, capirete bene che è veramente una grazia, un dono. Sono 250, non so quanti chili di pasta arriveranno, però è un segno importante che lancia un messaggio e di collaborazione, non soltanto con l'università, con l'azienda Granoro, ma io spero anche con tutti voi. Veniteci a trovare e vedete com'è il servizio, perché si può fare tanto anche con piccoli gesti di solidarietà. Noi organizziamo di tutto, facciamo qualunque iniziativa, e se voi ci date anche il vostro supporto non sarebbe male, perché tutti possiamo fare qualcosa in questo momento. Grazie.